farà comunque il sincro proprio con la Spaziani. Marocchi che deve anche problemi fisici. Spaziani, partner da anni della Marocchi, ci prova anche individualmente adesso. Si è aperto uno spiraglio per lei anche a livello di gara individuale. Vediamo la fase di concentrazione da parte di Brenda. È tuffo molto vicino alla piattaforma, per fortuna ritrae leggermente le punte dei piedi passandole dalle punte tirate al piatto per far sì che passino e oltrepassino appunto la piattaforma per non toccarla. Manca solo l'ingresso d'acqua senza schizzi, però è un buon tuffo per lei, buon inizio di gara. 58,80 voti fra il 6,5 e il 7,5 per lei. Sesto posto, stesso punteggio della Graddon. Soddisfatta la romana Brenda Spaziani, ex ginnasta. Andiamo alla fase di concentrazione di Brenda, che anche lei deve assumere sicuramente una corretta posizione di battuta per poi avere più facilità in carpiatura. Beh, ma si è salvata, diciamo, così, perché è rimasta molto indietro al momento dello stacco della piattaforma. Lo rivedremo forse a rallenti, dove batte veramente lontano dalla punta della piattaforma. Si vede proprio da qua che i piedi sono lontani. Poi però riesce comunque a avere una velocità di rotazione che aumenta, non diminuisce per fortuna, e questo fa sì che appunto riesca nella parte finale a condurre in porto un tuffo buono. Punteggio sulla falsa riga del primo, 58,80, quinto posto per ora per Brenda Spaziani. Adesso Sibylle Ecker scivola al quinto posto. Brenda Spaziani, doppio salto mortale reale indietro con un avvitamento e mezzo, un ottimo quinto posto dopo due tuffi. Questo per lei è il tuffo a più alto coefficiente di difficoltà. Beh, per lei ex ginnasta non dovrebbe essere un problema la verticale. Stavo pensando la stessa cosa e me ne sono stato zitto. Però insomma, questo è l'ultimo dei suoi problemi veramente. È un po' brutta in verticale perché al sedere un po' in fuori non distende e non stringe i glutei. Però il miglior tuffo di Brenda in questa gara e gli dà, penso, la sicurezza di affrontare i prossimi due tuffi, a lei anche magari poco congeniali, però in una situazione molto più di tranquillità. 65,60 per lei. Potrebbe anche andare l'assalto a quota 300. Intanto è terza. Sibylle Eckert. Forse questo in assoluto è il tuffo che mi preoccupa di più, Stefano. Perché lei a un certo punto aveva preso la strada dell'avvitamento. Per via del sincro. Esatto. Quindi fare il doppio mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Poi è ritornata sui suoi passi, ha fatto il triplo avvitamento e mezzo indietro. Ora doppio avvitamento e mezzo. È un po' così. Troppa farina, troppo lavoro. Vediamo se saprà riuscire a limitare i danni. Molto bene. Avete visto gli occhi durante la fase in cui era sulla piattaforma a muoversi destra e sinistra, proprio perché in quel momento lì lei stava ripassando il movimento dell'avvitamento ed è riuscito nell'intento a ripassare bene la lezione. Bravissima Brenda Spaziani, speriamo che non abbia fatto la gara stamattina, Oscar. Sì, infatti. Però molto bene la parte finale, guardate, è molto attenta, non c'è una sbavatura. Le manca un po' il programma, le mancano i coefficienti, per dire la sua, anche a livelli più alti. Però tuffo con rotazione indietro, ci si allontana, non troppo possibilmente, dalla piattaforma. 2,9 il coefficiente. Questo basta che Brenda non si faccia prendere dalla frenesia di aprire presto, perché questo è l'errore che più spesso le capita in questo tipo di rotazione. No. Discreto, diciamo, discreto. No, molto bene. Ingresso un po' scarso. Però è riuscita a tirarsi nella parte finale, Brenda che va al secondo posto, credo. No. Non ce la fa, vabbè. Quarta. Sfiora i 300 comunque, potrebbe essere il record suo addirittura. Potrebbe 296,85. Molto brava.
perde una posizione ma conta poco, onestamente. Sì, mi auguro che Brenda rimanga calma come lo è stata in eliminatoria, in finale, perché potrebbe magari farci qualche bella sorpresa. Coltunova, Gradon, Vintoniak, sicuramente chi esce male da questa eliminatoria è la Prokopchuk, nona, ma chissà, magari ha scherzato. Sì. Non essendoci stati mai dubbi sulla sua qualificazione, si può anche giocare a nascondersi. Entra miracolosamente, verrebbe a dire, Noemi Batki, ed entra la grande Brenda Spazzani. Ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia, poi la conclusione di questa prima sessione di gare.